Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di un cane con un manto particolarmente lanoso. Oggi vi presentiamo il Lakeland Terrier. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Lakeland Terrier è una razza molto antica della Gran Bretagna. Proviene dalla regione dei laghi, come appunto suggerisce il nome. In un territorio compreso tra le regioni dello Yorkshire, del Westmoreland e del Cumberland. In passato veniva chiamato Fell Terrier, che significava terrier delle colline. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia piccola, caratterizzato da una corporatura robusta, compatta e bilanciata. Il suo tratto caratteristico è il pelo, folto e pronunciato nella zona delle sopracciglia e della barba. L'altezza prevista dallo standard della razza non supera i 37 cm per i maschi, mentre per le femmine poco meno. Il peso invece oscilla dagli 8 kg ai 10 kg circa, sia per i maschi che per le femmine. I colori del mantello ammessi dallo standard sono molti, variano dal grigio scuro fino al nero. Sono permesse, ma non particolarmente desiderate, piccole macchie bianche sui piedi e sul torace. Il pelo è sicuramente molto caratteristico, è molto folto, denso e duro. Sembra quasi una sorta di cappottino per resistere alle intemperie. Necessita di essere spazzolato una volta ogni 2-3 settimane circa. La toilettatura che viene utilizzata è detta stripping. Il Lakeland Terrier è un cane che può vivere tranquillamente in appartamento, ma con la premessa di uscire almeno un paio di volte al giorno per fare delle lunghe passeggiate. Il carattere di questo cane è molto sicuro di sé, dignitoso e coraggioso, è attivo e instancabile, adora stare sempre in movimento. Si affezionerà molto al proprio padrone, che sarà il suo punto di riferimento e sarà molto ubbidiente. Allo stesso modo sarà molto affettuoso anche con il resto della famiglia. Potrebbe anche essere consigliato come primo cane da adottare, a patto che vi sia seguiti da una persona esperta o anche meglio da un addestratore. È comunque un cane molto semplice da addestrare perché esegue sempre gli ordini in qualsiasi momento ed è molto ubbidiente. È una razza che adora i bambini e sarà un ottimo compagno di giochi. Verso gli estranei invece si dimostrerà subito diffidente e sospettoso, mantenendo le distanze. Stessa cosa vale anche per gli altri cani, per cui gli serve una buona socializzazione sin dall'infanzia. Questa razza ha un'aspettativa di vita media che varia dai 12 ai 15 anni circa e gode di un'ottima salute generale. Comunque, non dimentichiamo mai le regolari visite dal veterinario. Nel video di oggi hai scoperto la caratteristica e qualche curiosità su una razza molto simpatica e super vivace come il Lakeland Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!